Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vediamo la seconda parte della storia del Seiko Alpinist. Ricordo che la linea Seiko Alpinist è la linea più longeva di Seiko, ancora in produzione. Vi metto sotto in descrizione la prima parte della storia dell'Alpinist, di questa linea. A questo punto, senza perdere altro tempo, andiamo a vedere la seconda parte di questa storia di uno dei più leggendari orologi della Seiko. Dopo uno stop della produzione di 30 anni, nel 1995, sotto la linea Prospex, fu reintrodotto il nuovo Alpinist. Questo particolare orologio viene chiamato Seiko Red Alpinist. Utilizza il calibro 4S15, un vetro chiamato Saplex con lente magnificatrice ed è impermeabile ai 200 metri. Il calibro 4S15 è un movimento automatico dotato di fermo macchina e ricarica manuale. Deriva dal calibro 52-46 utilizzato nel 1971 dal King Seiko e prodotto nello stabilimento di Daini Seikosha. Aveva la certificazione di cronometro. Il vetro Saplex è un vetro minerale ricoperto da uno strato di vetro zaffiro. Le caratteristiche particolari di questo orologio sono una corona supplementare ad ore 4 e una ghiera interna che funziona come bussola. Queste due caratteristiche divennero così iconiche che sono presenti anche sui modelli dei giorni nostri. Il Seiko Red Alpinist è stato prodotto solo per 2 anni, ma comunque divenne un orologio molto popolare ed oggi è molto ricercato dai collezionisti. Il soprannome Red Alpinist è dovuto alla scritta rossa Alpinist sul quadrante ed esistono 3 varianti di questo modello: quella con quadrante crema, verde e nero. Di questo orologio esiste anche una versione chiamata 4S15 Sports 200 e fu prodotto dal 1996 per il mercato del sud-est asiatico. Questa versione è identica come caratteristiche tecniche a Red Alpinist, ma sul quadrante a ore 6 ha la scritta Sports 200 al posto della scritta rossa. Nel 2003 un nuovo Alpinist entrò in commercio in 2 colorazioni, una crema e l'altra con quadrante nero. Questo modello è conosciuto come l'Alpinist Prospex 8F56 o come il Seiko Alpinist GMT Titanium Prospex High Accuracy Quartz ed è uno dei modelli più rari in circolazione. Il calibro è l'8F56, un movimento al quarzo ad alta frequenza con funzione GMT. Ha una batteria a litio che garantisce una durata di 10 anni, il calendario perpetuo, la bussola, un'impermeabilità all'acqua di 100 metri e la cassa in titanio. Di questo particolare modello fu realizzata anche un'edizione limitata di 500 pezzi per omaggiare lo scalatore giapponese ed americano Ken Noguchi e la sua fondazione chiamata Seven Summits Actions for Sustainable Society. Noguchi creò questo progetto per sensibilizzare le persone sul tema della spazzatura che si sta accumulando nelle montagne a causa del comportamento sbagliato degli scalatori. Questa associazione ha ripulito il Monte Everest da 7 o 8 tonnellate di spazzatura. Più recentemente Noguchi ha donato più di $100,000 alle famiglie degli Sherpa che hanno perso la vita sul Monte Everest. Il quadrante di questo particolare orologio è blu acqua ed è naturalmente molto ricercato tra i collezionisti. Nel 2006 fu introdotta la serie Alpinist Sarb, di cui fa parte l'orologio che state vedendo. Fu presentato in 3 varianti, con quadrante panna, nero e verde. Quello con quadrante verde cangiante divenne quello più apprezzato. Questo segnatempo utilizza il calibro 6R15, che è un derivato della serie 7000 di Seiko. Ha fermo macchina, ricarica manuale e una riserva di carica di 50 ore. Sebbene questo movimento abbia buone performance di precisione, meno 15 secondi più 25 secondi al giorno è la tolleranza data da Seiko, questo calibro non è all'altezza del movimento 4S15 che veniva utilizzato dal suo predecessore Seiko Red Alpinist. L'impermeabilità all'acqua è di 200 metri, ha vetro zaffiro ed il design riprende quello dei suoi predecessori.
Tra queste tre versioni, quella nera ebbe una produzione molto limitata e quindi è dei tre l'orologio più raro. Questa variante ha la data a ore 4 invece che a ore 3. Le sfere sono Dauphine al posto delle Cathedral e gli indici sono triangolari. Questi particolari rendono questo segnatempo abbastanza diverso dagli altri due. Nel 2009 fu prodotto un nuovo Alpinist che non aveva nulla in comune con i suoi predecessori, sebbene la produzione della serie Sarb precedente non fosse stata interrotta. Il Sarb 059 utilizzava la cassa SKX e la ghiera rotante esterna come bussola. Il movimento era il 6R15 e come gli SKX aveva un'impermeabilità di 200 metri. L'orologio fu realizzato in due varianti, con ghiera in acciaio ed in colore nero. Sebbene questo segnatempo non abbia riscosso successo ed il suo aspetto sia di gusto molto discutibile, appartiene di diritto alla prestigiosa linea degli Alpinist, per cui mi aspetto che in futuro sarà un pezzo molto ricercato. Nel 2019 un altro Alpinist è stato realizzato per il mercato nordamericano. In collaborazione con Hodinkee, un'azienda online che si occupa di orologeria, sono stati realizzati 1959 pezzi per commemorare il 60° anno dalla realizzazione del primo Alpinist. Le uniche differenze con la serie Sarb tradizionale sono il quadrante blu cangiante che molti amanti avevano richiesto ed il fondello numerato. Dal 2020 abbiamo il nuovo Seiko Alpinist che continua la tradizione di questa prestigiosa linea di Seiko, però di questo ne parleremo in un prossimo video. Per il momento io vi saluto, se vi è piaciuto questo video mettete un like come sempre, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!